e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 1 aprile, si venera San Ugo. Ugo di Grenoble fu un vescovo francese. Nel 1080 fu eletto vescovo di Grenoble e svolse il suo ufficio distinguendosi nella lotta al nicolaismo e nell'opera di riforma ecclesiastica per la morigerazione dei costumi del clero. Condusse una lunga battaglia contro Ghigo III, conte di Albon, per recuperare alla diocesi i beni che le sarebbero stati sottratti dagli Albon, appunto. Per rafforzare quel che egli credeva un diritto della diocesi, Ugo fece scrivere la storia del vescovo Isarn. Si trattò del preambolo ad una serie di documenti conosciuti come Cartolari di Sant'Ugo. Un accordo venne infine raggiunto nel 1099, quando Ghigo accettò di cedere alla diocesi i territori contesi in cambio del riconoscimento dell'autorità temporale degli Albon nei dintorni di Grenoble. Nel 1084 donò a San Bruno il terreno dove venne eretta la prima abbazia dell'ordine certosino. Venne canonizzato a Pisa da Papa Innocenzo II il 22 aprile del 1134. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre con la Guidi si dimette, caso nel governo, la telefonata nell'inchiesta sullo smaltimento di rifiuti petroliferi in Basilicata, citata Maria Elena Boschi. La ministra intercettata con il compagno indagato, ero in buona fede, Renzi, atto opportuno. E in centropagina la donna che ridisegna il futuro. In breve invece vediamo il commento, una decisione che non aveva alternative, imprese, la scelta di Confindustria e boccia il nuovo presidente, avanti senza litigare, Squinzi, apparente spaccatura. Ancora in breve il reportage Bandiere, caramelle, dubbi, la festa forzata di Tripoli, lo scenario, l'idea di riunire le diverse anime. Così dormono, la strage dell'infermiera è accusata di 13 omicidi all'ospedale di Piombino con iniezioni di anticoagulante. Conti pubblici, sfida del tesoro su debito e PIL. Ed ancora allegria e politica della minigonna, la libertà delle donne. La Repubblica, petrolio e appalti, Guidi si dimette, tradita dalle telefonate al fidanzato, scandalo in Basilicata, la ministra intercettata, quell'emendamento passerà e cita la Boschi. In centropagina il loro numero è triplicato, ognuno di noi più grasso di 6 kg, il mondo con la pancia, 641 milioni sono gli obesi. L'analisi, vediamo l'incendio morale sul referendum ed ancora il caso, boccia presidente di Confindustria, perso di noti voti per soli 9 voti, gli imprenditori rimangono divisi. Il retroscena, il pressing di Renzi, vai via subito ed ancora la polemica, la grande folla dei guastati d'Italia. Il protagonista, conflitto di interessi, ma io sono pulita. Ed ancora l'inchiesta, il divorzio è brevissimo, ma la coda dura un anno, lunghe file nei comuni per una procedura beffa, mancano i funzionari. Vediamo nel taglio basso, l'infermiera al veleno, ha ucciso 13 malati, arrestata a Piombino. Vaticano, Bertone, ultimo atto, il Papa basta privilegi, l'indagine sull'attico. La stampa, Guidi se ne va, Renzi non la ferma, il ministro intercettata dice al compagno l'emendamento passa e cita anche la Boschi. L'indagine sul centro petrolifero in Basilicata travolge il titolare dello sviluppo, mi dimetto solo per opportunità politica. In centropagina Libia l'Italia prepara 2500 addestratori, la promessa alla conferenza di Roma, in campo anche 1000 inglesi. Retroscena i timori del governo, un attacco all'ENI dietro l'inchiesta alla vicenda del referendum sulle trivelle. Confindustria ancora, sarà boccia, il nuovo presidente non è più
Tempo per litigare. Vacchi battuto quindi per 9 voti, Montezemolo un'occasione persa. Il neoeletto apprezza, il premier punta su contratti aziendali. E l'infermiera killer ha ucciso 13 pazienti a Piombino, il figlio di una vittima, così ha fatto morire mia madre. Iniezioni letali di eparina ai ricoverati, è stata arrestata. Il caso, vediamo ancora. Indottrinato dall''ndrangheta, il tribunale toglie il figlio al boss. A Reggio Calabria in 4 anni allontanati 30 minori appartenenti a famiglie mafiose. Il Sole 24 Ore, inchiesta sul petrolio, la Guidi lascia, la ministra, io in buona fede, Renzi, condivido la scelta. Movimento 5 Stelle, Lega attaccano premier e Boschi, la bufera quindi sul governo, sotto accusa per la telefonata al compagno indagato. Vediamo ancora pressione sul dollaro, euro a quota 1,14, borse in rosso, vendite sui titoli bancari, Milano perde l'1,4%, la valuta europea torna ai livelli di ottobre, eurozona ancora in deflazione, meno 0,1% a marzo. Vediamo ancora la presidenza di Confindustria, un percorso di continuità e cambiamento. Vacchi, accetto la scelta, ora il rinnovamento. Squinzi, il voto è una prova di grande democrazia. Al Consiglio Generale prevale con 100 voti a 91 l'imprenditore bolognese. E l'inchiesta in Vaticano sull'appartamento di Bertone, indagati ex presidente ed ex tesoriere del Bambin Gesù. Ancora il giornale, parentopoli di governo, così l'apertura, la ministra garantiva gli affari del suo uomo, si dimette la Guidi, responsabile dello sviluppo, intercettata, rassicurava, informava il compagno indagato, domani passa l'emendamento. Tirati in ballo Renzi e Boschi, il nuovo presidente di Confindustria, quindi Confindustria spaccata, vince Boccia, ora meno burocrazia per non sparire. Mezza Europa sta con l'Italia contro la formula delle tasse per cambiare il fisco UE. In centropagina, case e scuole requisite per i migranti e spunta un rapporto segreto sugli sbarchi. Il piano d'emergenza dell'esercito prevede l'uso temporaneo di abitazioni private sfitte. Tutto su Di Battista, amori, viaggi e pure scimmie, i segreti del bello a 5 Stelle. Emergente Alessandro Di Battisti, volto del Movimento 5 Stelle. In basso vediamo il design, ultima arma della rivoluzione di Milano, torna la triennale, la creatività riparte da qui. Ancora Libero, la Guidi costretta alle dimissioni, regalo del governo al fidanzato del ministro, la titolare dello sviluppo economico intercettata mentre promette un emendamento per aiutare le aziende petrolifere per cui lavora il compagno. Il provvedimento passa d'intesa con la Boschi che già era inciampata nel caso del padre in Banca Etruria, ma alla fine come sempre paga solo chi non è nel giglio magico. In centropagina la vignetta, il Papa indaga sul superattico di Bertone, ristrutturato con i soldi del Bambin Gesù. Le banche affondano, i manager si premiano, il Financial Times, stipendi fuori dal mondo negli istituti italiani. E la Cassazione non basta, la minaccia, si può essere licenziati solo se si spara al titolare. Vediamo ancora in breve, dal 7 al 17 maggio darà lezioni in Italia il predicatore d'odio espulso da Londra. Le donne si ribellano alla sottomissione ma non sono italiane ed ancora l'aeroporto belga, 50 dipendenti fanno il tifo per l'ISIS. Vediamo il Foglio, la scorrettezza politica in questo modo, mondo conformista c'è, ma quella di Trump è falsa, vedi, alla voce aborto. Slow food, cattivo, sporco e sbagliato, ancora tra i titoli la donna libera può cambiare l'Islam, vegetariani giù le mani dalle mense.
cambio della guardia, il piano Renzi per far filare la Confindustria della Nazione con Boccia. Ed ora il tempo, vediamo come apre il quotidiano indipendente. Il parlamentare ubriaco va risarcito, la polizza folle pagata dai cittadini, le assicurazioni degli onorevoli ci costano più di 1 milione l'anno. In centro pagina, il governo resta senza benzina, a favori alle lobby del petrolio, intercettata lascia il ministro Guidi. E vediamo ancora gli scontrini di Renzi scovati dal TAR, la grana delle spese da sindaco. Marino getta la spugna, non mi candido, un marziano a Roma. Ed ancora, io accerchiato dall'ISIS, uccidetemi, non importa, l'eroe russo a Palmira. Nel taglio basso il dossier con i caselli e le tariffe, come in autostrada da giugno il raccordo si pagherà. Avvenire apre con rifiuti, veleni e lobby, compagno indagato, il ministro Guidi si dimette al telefono, lo rassicura sul sì e a emendamento, l'inchiesta sugli scarti petroliferi in Valdagri, arrestati 6 dirigenti dell'Eni, sospesa la produzione, ipotesi di corruzione per l'impianto Total. In centropagina dall'8 aprile, Amoris Laetitia, l'esortazione post sinodale per quanto riguarda la famiglia, la gioia dell'amore. Migranti, a marzo riprende la rotta del mare, 10.000 arrivi. In breve vediamo le notizie, i temi all'interno di Avvenire, lettere dalla Turchia, il sogno di convivenza di Don Santoro a 10 anni dal martirio, giudice legislatore sulla stepchild, tribunale denunciato il caso a Roma, malati abbandonati per i terminali, soltanto 16 ospedali in Gran Bretagna. Ed ancora vediamo l'Unità, poveri imprenditori, i padroni dichiarano in media 18.280 euro l'anno, meno dei dipendenti 20.520 euro. Dal Green Italy a nuovo presidente di Confindustria, ecco chi è Vincenzo Boccia. E in centropagina, emendamento di favore, si dimette la ministra Guidi. Vediamo la vignetta nel taglio basso, Matteo, io sono Lucano e garantista, ma la Madonna di Viggiano mi ha chiamato incazzatissima. Questa è la vignetta riportata dall'Unità. Il manifesto Pozzo Nero in centropagina, l'inchiesta della Procura di Potenza sulle attività petrolifere appunto nella regione che travolge il governo. Vediamo ancora Francia in piazza contro il Job Act di Hollande, lavoro, nuovo crollo nei sondaggi del presidente socialista. Le imprese bocciano nuovo presidente della Confindustria, abbiamo visto, e ora pronti a smantellare il contratto nazionale. In breve vediamo Boschi, atti diplomatici solo dopo la verifica del 5 aprile. Ancora Serraia ha diviso Tripoli in due, milizie pronte allo scontro. I trafficanti di Izmir e la trappola di Idomeni, l'odissea dei profughi. E vediamo ancora infine nel taglio basso, era un poeta, frugava nei misfatti del mondo, devastato il monumento a Pasolini. Il Fatto Quotidiano, vediamo, dimissionaria, scandalo Petroli, via quindi la Guidi per la norma ad fidanzatum, scusate, quindi ministra al compagno consulente Total, la Boschi è d'accordo. E vediamo ancora Confindustria, quindi vince Boccia, uomo di governo è marce Gaglie, a meno imprese, più palazzo, imprenditori spaccati, va chi perde per soli 9 voti. In breve Palazzo Chigi, un altro colpo dopo Lupi, il comitato degli affari. Nella stabilità, il comma, tempa rossa e le notti del sì alle lobby. L'oro nero di Corleto, in Texas City, la sindaca sceriffa, tra voti parenti e veleni. E con il Fatto Quotidiano
Ci fermiamo con le notizie nazionali e dal mondo, vediamo le prime pagine del quotidiano Il Centro. Iniziamo quindi a vedere le notizie regionali con Il Centro, vediamo le prime pagine. Iniziamo con la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara, che apre con Passocco il Rosso e uccise 2 anni. L'autista del bus perde la patente fino al 2018, la tua farà l'impiegato. In centropagina il film noir dei pescaresi sfida la fama di Gomorra, la nuova serie TV richiesta da Sky e Netflix. Nelle cronache invece, allagamento alla ASL, niente vaccini, guasto a un radiatore. Sempre in Pescara il PM Varone in corsa per Chieti, cambi in procura. In Montesilvano test su pullman e autista prima delle gite al liceo d'Ascanio. È arrestato il sindaco finanziere a Tagliacozzo, giunta decapitata, l'accusa, appalti pilotati da una lobby affaristica. Vediamo ora la prima pagina dedicata invece alla provincia di, vediamo se riusciamo ad aprire, la provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. In apertura, trovato morto giovane regista, dramma Lanciano, Pompeo stroncato nel sonno da un malore. In centropagina la ruspa ara come un campo, le dune dei fratini di Vasto, le immagini, denuncia del WWF. Nelle cronache in Chieti, scandalo Oli, scatta un arresto anche a Ortona. In Chieti ancora il comune mette i lucchetti al Pala Tricalle. In Pescara procura in corsa il PM che fa paura ai politici corrotti. Varone punta a Chieti. È arrestato, ancora la notizia, arrestato il sindaco finanziere a Tagliacozzo, quindi giunta decapitata, l'accusa, appalti pilotati da una lobby affaristica. Ed ora vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Teramo, vediamo l'apertura. In apertura, incendio, vigile in rianimazione, così l'apertura del centro dedicato alla provincia di Teramo. Si è aggravato, intanto l'Arta assicura l'area di Ancarano non è inquinata. In centropagina il talento di Torano, di Massimo, eroe di Viareggio, ha già conquistato la Juve. Nelle cronache, in Val Vibrata, dopo l'estorsione, assalta il bar con una mazza, arresto a Garrufo. E ancora cavalli e polli su area comunale 11 nei guai a Colleranesco. In Giulianova, raid dei ladri a bordo del carro attrezzi. E vediamo infine la prima pagina del centro, dedicato all'Aquila, Avezzano e Sulmona. In apertura la notizia dell'arresto del sindaco di Tagliacozzo, quindi arrestato il sindaco finanziere, decapitata la giunta di Tagliacozzo, la procura, appalti pilotati dalla lobby affaristica, oltre a Di Marco, testa, fermati assessore, architetto e dirigente comunale. L'accusa, vediamo gli arrestati, gli indagati. E ancora in prima pagina Cialentes con i familiari, L'Aquila, invito a Bertolaso, rinunci a prescrizione e candidatura. Tra le cronache invece vediamo quei tentativi di stoppare un giudice e i carabinieri. In Avezzano si trancia 3 dita mentre lavora, in Sulmona elezioni, sfida a 2 nel centrodestra. Vediamo ancora nel taglio basso, la ministra Guidi si è dimessa, l'inchiesta sul petrolio intercettata, diceva il compagno, l'emendamento passerà. Ed ora, prima di vedere le altre notizie regionali, ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni meteo e quindi con il nostro Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Giovanni, buongiorno. Allora, per questo weekend ci dai buone notizie?
Ma diciamo di sì, avremo un tempo sostanzialmente caratterizzato dalla presenza di una, comunque di una diffusa nuvolosità, non che il peggioramento si manifesterà sulla nostra regione, perché è previsto soprattutto sulla Sardegna e sui nostri mari occidentali, però sulla nostra regione, come sta accadendo in queste ultime ore, è previsto un aumento della nuvolosità oltre che delle temperature, nuvolosità che però risulterà di tipo alta e stratificata, che non dovrebbe produrre fenomeni di rilievo. Oltre alla nuvolosità è previsto anche un aumento, un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto sulle zone collinari e montuose, mentre lungo la fascia costiera l'aumento sarà meno rilevante, perché probabilmente continueremo a essere interessati, come avevamo già annunciato nella giornata di ieri, da banchi di nebbia che manterranno le temperature comunque decisamente più basse rispetto alle restanti zone della nostra regione. Oltre all'aumento delle temperature c'è da segnalare anche la risalita di polvere africana, sabbia africana in sospensione in quota, che ci accompagnerà per tutto il fine settimana. Quindi, oltre ad avere un cielo nuvoloso ma con un clima mite, avremo anche la presenza di sabbia africana in sospensione, che ovviamente si manifesterà con un colorito particolare del cielo, che cambierà, ovviamente non sarà più il cielo limpido che abbiamo avuto nei giorni scorsi, ma oltre alla nuvolosità ci sarà anche la sabbia africana in sospensione. Questa situazione non cambierà di molto sia nella giornata di domani che nella giornata di domenica, anche se dovremo avere una nuvolosità meno estesa, meno compatta. Comunque le temperature resteranno ancora ben al di sopra delle medie stagionali. Per un deciso cambiamento del tempo dovremmo attendere probabilmente la metà della prossima settimana, ma di questa situazione, Elisa, poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Certo, come sempre. Grazie Giovanni, buon lavoro e buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa con le notizie regionali. Vediamo il quotidiano della provincia di Teramo, La Città, in apertura, Night 40 processo, reclutavano ragazze dall'Asia e dal Sud America come ballerine e prostitute. In centropagina la fotonotizia, Ancarano, il sollievo, nube tossica, risultati dell'aria buone dalle analisi ARTA. In breve vediamo a Teramo, Piazza Dante, resa totale al privato, ed ancora a Mociano, banda di ladri saccheggia case, negozi e self. Bellante, operaio morto, domani autopsia, domenica l'addio. Peggiora invece per quanto riguarda la notizia sulla nube di Ancarano, peggiora invece il vigile del fuoco, il 44enne ferito nelle operazioni, trasferito ora in rianimazione. Scaramanzia USA in basso, Trump come Obama per la sfida presidenziale, cravatte Mad in Silvi. Lega Pro contro Rimini, giocheremo di sicuro. Entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla regione. Appalti, in manette il sindaco di Tagliacozzo, arrestato dai carabinieri per turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture e falsità ideologica. I domiciliari, l'assessore al turismo Gabriele Venturini, un architetto Carlo Tellone e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune Gianpaolo Torrelli. Oltre agli arrestati ci sono anche altri 12 indagati a piede libero. Il caso: nel febbraio scorso un incendio aveva distrutto le auto del sindaco sotto la sua abitazione. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video. Vediamo appunto sugli appalti truccati il contributo video di Gianmarco Menga. Il suono delle sirene ha svegliato il piccolo paese di Tagliacozzo.
All'alba di questa mattina, infatti, sono scattate le manette per il sindaco, l'assessore con delega alla cultura, il responsabile dell'ufficio tecnico e un architetto per tentata concussione, turbata libertà degli incanti d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Il sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, è stato portato in carcere, mentre agli arresti domiciliari sono finiti l'assessore Gabriele Venturini, il funzionario comunale Giampaolo Torrelli e l'architetto Carlo Tellone. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare è stata la compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo. Le indagini riguardano il periodo tra l'estate 2011 e il 2015. Le contestazioni riguardano incarichi di progettazione manipolati per favorire sempre le stesse persone. Nello specifico, i professionisti ricevevano l'appalto con incarichi diretti per somme che andavano dal migliaio ad un massimo di 40.000 euro. Spesso gli incarichi erano eseguiti tramite una procedura d'urgenza per derogare alla prassi. Ci sono stati degli episodi singoli che sono stati singolarmente vagliati, quindi non esisteva una vera e propria, non abbiamo appurato l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati. Durante l'indagine sembra che ci siano state pressioni per intervenire sull'operato dei carabinieri. È emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali che alcuni degli indagati hanno tentato di intervenire per bloccare l'indagine, in modo particolare paventando la possibilità di rivolgersi a persone influenti. Intanto continuano le indagini sull'incendio delle tre autovetture del sindaco di Tagliacozzo, avvenuto nel mese di febbraio. Non si esclude la possibile origine dolosa del fuoco e l'eventuale collegamento con il sistema di appalti manipolato. Vediamo ancora piano sociale, ricordate alla Sclocco che è un assessore, non Gesù di Nazareth, così il consigliere Paolo Gatti. Piano triennale, fondi in arrivo per la sicurezza delle scuole abruzzesi, approvata dalla giunta regionale e la proposta dell'assessore Donato Di Matteo. Il rogo di Ancarano in primo piano, non c'è alcun residuo della nube tossica, i controlli dell'ARTA sulla sponda teramana sono buoni, apprensione invece tra i sindaci marchigiani. L'ordinanza, il sindaco Panichi riapre le scuole ma estende a 5 km dall'impianto il divieto di raccogliere frutta, ortaggi e acqua. Aria non contaminata quindi dalle centraline ARTA analisi positive, riaprono le scuole di Ancarano chiuse ieri per precauzione. Il pompiere ferito invece si aggravano le condizioni del vigile del fuoco di Bellante trasferito nel reparto di rianimazione. L'inchiesta la prossima settimana, previsto un summit tra procura, tecnici dell'ARTA ed esperti dei vigili del fuoco. Riabilitazione, costi schizzati alle stelle, i fisioterapisti abruzzesi tornano alla carica contro gli sprechi della sanità regionale che si affida ai privati. La riforma, i fisioterapisti dell'AIFI tornano a chiedere una riforma del settore, apertura anche ai professionisti. Agena formerà i nuovi professionisti dell'energia, risparmio energetico e consulenze domestiche, nasce una nuova figura professionale. Per quanto riguarda l'ambiente, aperitivo scientifico col WWF, Alessandro Di Federico al San Matteo. La frana di mezzanotte torna a scivolare, 15 famiglie a rischio isolamento, vigili del fuoco e polizia municipale transennano una strada. Il rischio idrogeologico, i cittadini tornano a chiedere un intervento, per il comune la responsabilità sarebbe invece dei privati. Sociale, no alla riforma delle pensioni, domani in piazza tutte le sigle sindacali. Piazza Dante resa incondizionata al privato, il piano a raso potrebbe restare parcheggio fino al 2025, così ha deciso la maggioranza Brucchi. Il quantum 6 milioni di euro di riequilibrio oppure gestione del piano a raso fino al 2025, questa la richiesta. Andiamo ancora avanti, il museo si tinge di blu per i ragazzi autistici, presentate le iniziative di domani per la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. L'appuntamento è, ricordo, in Piazza Martiri. Barriere e treni impossibili per i disabili, la stazione non ha un sollevatore.
Parco Scienza, esternalizzare o chiudere? L'assessore al patrimonio Di Stefano interviene sullo scarso funzionamento della struttura comunale nella foto. Struttura che si trova nella Gamarana, la fabbrica trasformata ed inaugurata nel 2008, è sempre vuota e mostra già i segni del tempo e dell'abbandono. Il coraggio, l'assessore propone di ripensarne la gestione per dare lo spazio alle associazioni sociali che non hanno sede. Politica, i 5 Stelle aprono il dibattito sulla teleferica, stasera assemblea a Colleparco, il consigliere, nella foto Fabio Berardini, gioca d'anticipo. Ed ora vediamo le notizie in provincia. Castellalto disposta l'autopsia sull'operaio morto sabato, la ricognizione sul 38enne Valerio Cataldi, domenica pomeriggio alle 15 funerali a Ripattoni. Valerio Cataldi è morto mercoledì pomeriggio mentre era al lavoro alla PCM di Villa Zaccheo di fronte ai colleghi inutili soccorsi degli altri operai e degli operatori del 118. Il cordoglio, il lutto ha scosso la comunità di Bellante. Cataldi aveva 5 figli e si era sposato la scorsa estate. Ad Isola il sindaco torna alla nomina diretta degli scrutatori, decisione contro tendenza del primo cittadino che elimina il sorteggio, insorgono le opposizioni consiliari. E gli interventi, terminati i lavori per la palestra comunale di Penna Sant'Andrea, finanziati dai fondi provenienti dal credito sportivo, rinnovata la pavimentazione, gli spogliatoi e i servizi igienici. Il caso, vediamo, più equità nella distribuzione dei tirocini. Dopo il caso Garanzia Giovani, la provincia di Teramo chiede alla regione di rivedere i criteri. Metà dei tirocini può essere riservata alle agenzie private, che sono quelle che hanno avuto la fortuna di cliccare alle 9 esatte, e l'altra metà ai centri per l'impiego delle 4 province. L'assurdo, vediamo, è difficile dire a un giovane che non potrà fare il tirocinio per colpa di un click. Campli, anche la società che fornisce il gas chiede il pagamento delle bollette. A Teramo, aperti due nuovi sportelli a Martinsicuro e Pineto del centro antiviolenza, grazie al contributo da parte di Fondazione Tercas e amministratori. Il giro del night, vediamo, L'Aquila, traffico di prostitute straniere, 40 a processo, reclutavano ragazze dall'Asia e dal Sud America per i locali del centro Italia, nei guai anche i gestori. Associazione a delinquere, questa è l'accusa, facilitatori, reclutatori e locali, secondo l'accusa, hanno messo in piedi un giro per rifornire di ragazze straniere i locali del centro Italia. I paesi d'origine, le ragazze entravano in Italia con permessi illegali provenienti dalle Filippine, da Cuba e dal Venezuela. Teramani coinvolti, nei guai molti teramani tra reclutatori delle ragazze, gestori dei locali e organizzatori del giro illegale. Tortoreto, cardinale promosso assessore dal sindaco Ricchi, ma i consiglieri dissidenti chiedono di azzerare la giunta e redistribuire le deleghe. A Sant'Omero, dopo l'estorsione, torna, gli devasta il bar, di nuovo in cella il 34enne che ha chiesto il riscatto per restituire le chiavi del locale al proprietario. Accusato di ricettazione, nell'abitazione di Santoro sono stati trovati 3 scooter, 6 biciclette, trapani elettrici, avvitatori e fari stradali. Vediamo, la procura chiede, il caso Milani, la procura chiede 10 mesi di condanna per il chirurgo plastico. E ancora cronaca, fuoristrada con l'auto, 52enne finisce in ospedale, incidente ieri sera lungo la strada che porta verso il centro storico del paese. Mala sanità, malaria scambiata per un banale febbrone a Sant'Omero, nigeriana dimessa e poi ricoverata a Teramo dopo le analisi a San Benedetto del Tronto. Notte da incubo nella zona industriale, banda di ladri saccheggia negozi, abitazioni e una colonnina self a Mociano Sant'Angelo. Giulianova, un questionario per scegliere cosa fare in piazza dalla chiesa. Sempre a Giulianova, presentato il progetto per la caserma dei carabinieri, ufficializzato lo stanziamento di 1,5 milioni e l'intesa con la regione.
In 5 mesi nessuna risposta sui lavori agli argini. Riccardo Mercante incalza l'assessore Paolucci sul blocco dei finanziamenti. E il ciclo di incontri per riscoprire il territorio a Giulianova, il gruppo archeologico del Medio Adriatico organizza appunto un ciclo di incontri tematici previsti tra il 2 aprile e il 2 luglio. Curiosità, vediamo un po' le cravatte di Donald Trump, sono made in Silvi, come Obama anche il magnate in corsa per la presidenzia, per le presidenziali utilizza i prodotti della Santo Stefano, ne ha ordinato uno stock di 30 pezzi 2 mesi fa e proprio in questi giorni è arrivato un altro ordine per altre 15 cravatte. Palazzo del Mare di Girolamo incontra i balneatori per parlare dello sviluppo turistico ed ancora Roseto, niente più trasferte a Giulianova per chiedere l'esenzione del ticket grazie all'accordo tra amministratore e ASL. Da oggi è possibile usufruire del servizio recandosi al distretto sanitario. Ieri c'è stata la conferenza stampa in comune, quindi è stato appunto ampliato il servizio, doppio sportello, vediamo un po' come funziona. Sindaco, è stato potenziato il servizio per la richiesta di esenzione ticket, un servizio importante richiesto da molti cittadini. Sì, quest'anno l'AS, ringrazio il direttore generale, il dottor Fagnano, il responsabile, il dottor Pinto, il distretto sanitario di base di Roseto, su richiesta del sindaco che ha fatto questa richiesta perché sollecitato da tanti cittadini della nostra città che per avere l'esenzione ticket per reddito si dovevano rivolgere agli uffici di Giulianova, ha presentato una formale richiesta di riattivazione di questo servizio nel nostro distretto sanitario di base qui a Roseto e con grande soddisfazione oggi possiamo dire che i vertici della ASL hanno accolto questa richiesta che il sindaco ha fatto a nome della città di Roseto degli Abruzzi. Ci saranno 2 sportelli aperti e la mia soddisfazione è perché i nostri cittadini avranno meno disagi, considerando che chi ha esenzione dal ticket sono persone appunto di età avanzata spesso, persone anziane anche con disagi sociali ed economici, quindi anche con difficoltà a spostarsi. E torniamo al quotidiano dell'Abruzzo, il centro, vediamo l'edizione dedicata a Pescara, entriamo all'interno, le notizie in prima pagina, nella prima pagina dedicata all'Abruzzo, la rivoluzione, viaggiare spendendo poco, anche il bus è low cost, l'Aquila Roma a 1 euro, come per gli aerei piovono offerte di privati che offrono tratte a prezzi stracciati, una rivoluzione che investe anche società regionali come tua, ma c'è chi dice no. Vediamo all'interno, alleanza tra porti dalle regioni l'ok alla legge pro Abruzzo, la conferenza dei governatori dà il via libera alla modifica della riforma che apre al patto Civitavecchia-Ortona. E muore a 79 anni Goio, la sua missione era la bonifica di Bussi. Ancora Generazione Garanzia Giovani, la scelta di Valentina dall'Abruzzo a Parigi, laureata di filosofia a Chieti, Di Pietro svolge il suo tirocinio al centro Le Basi, sì, mi occupo di responsabilità sociale d'impresa, ha dichiarato un'esperienza entusiasmante. Concorso, sono 4.200 le domande nella regione per quanto riguarda le cattedre, ancora avanti, fisco con il naso nei conti, cosa rischiano i correntisti da oggi, i rapporti bancari sono visibili agli 007 dell'Agenzia delle Entrate, tracciati comportamenti sospetti e dati incongruenti, ma niente liste selettive. Ancora, vediamo prima pagina dedicata a Pescara, la sentenza, bus contro moto, 2 anni all'autista, l'incidente che provocò la morte di Johnny Morelli, l'imputato patteggia ma il giudice gli sospende la patente fino al 2018, lo schianto in centro con il semaforo rosso. Non guiderà più e avrà nuove mansioni, il presidente dell'ex GTM, il dipendente, sarà spostato
premieremo gli autisti che non fanno incidenti. È quanto ha dichiarato Luciano D'Amico, appunto presidente della società Tua. Il PM Varone vuole fare il procuratore capo a Chieti, il magistrato delle grandi inchieste su politici e pubblica amministrazione. In lizza per il posto di Mennini sarà una sfida con l'aggiunto Tedeschini. Ancora, radiatore si rompe, allagamento alla ASL, guasto nella palazzina delle vaccinazioni e della medicina dello sport, saltano le visite, si rischiano danni ai macchinari e disagi giustamente per i pazienti. Soccorsa dagli ex interinali attiva, automobilista finisce contro la ringhiera all'ingresso dell'asse attrezzato. Premio Medicina Abruzzo alle eccellenze della sanità domenica in provincia. Ancora vediamo Paolucci, abbiamo i fondi per esami notturni alla ASL, l'assessore regionale della sanità interviene sulle liste d'attesa a Pescara, stiamo ancora aspettando dall'azienda sanitaria un piano di programmazione. NAS al Cell Factory, ASL muore, tumori, niente cure da miracoli, laboratorio che produce le cellule. E torna la puzza in città, Pescara e il Sansificio sotto esame, prelievi in corso. Prosperi, presidente dell'AMPI, cambio la guardia all'Associazione Nazionale Partigiani, prende il posto di Enzo Fignami. Ancora vediamo il racconto a 1500 studenti del Da Vinci, due pescaresi in Grecia per sfamare i profughi. L'imprenditore Taucci e il giornalista Manzo hanno portato 9 tonnellate di cibo al confine con la Macedonia, dove i bimbi sopravvivono in una tendopoli nel fango. Tassa di soggiorno, consiglio diviso, 1 euro al giorno dalla prossima estate, ma manca ancora un piano marketing. Se ne è discusso ieri mattina in consiglio comunale, appunto si è parlato a Pescara della tassa di soggiorno. Vediamo anche su questo articolo il contributo video di Paolo Renzetti. All'esame del Consiglio Comunale oggi anche la tassa di soggiorno, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Per noi la tassa di soggiorno dovrà essere tutta quanta inserita all'interno degli interventi per finanziare gli interventi che saranno predisposti all'interno del piano marketing del turismo. Questo dovrà essere elaborato attraverso la presenza di un tavolo tecnico del turismo in cui ci saranno rappresentanti del comune, quindi di maggioranza e opposizione, e soprattutto dei rappresentanti di categoria, perché se noi applichiamo una tassa che riguarda ad esempio la categoria degli albergatori, ci sembra più che giusto che loro abbiano voce in capitolo per scegliere poi gli interventi su cui questa tassa dovrà essere riversata. Questo momento storico, parlare di tasso di soggiorno è quanto mai improponibile e inopportuno, in un momento in cui Pescara sta soffrendo per quanto riguarda la balneazione, per quanto riguarda la problematica dell'aeroporto, ma principalmente perché dietro questa tassa di soggiorno non c'è un piano marketing dettagliato, quindi noi oggi non sappiamo a cosa andrebbe rivolto il gettito che verrebbe introitato. PD chiaramente è favorevole a questo strumento perché consente, senza aumentare le tasse ai pescaresi, di trovare nuove risorse per investire sul turismo. Noi crediamo che oggi il turismo e il commercio siano le uniche fonti di reddito per decine di migliaia di persone che gravitano su Pescara, e oggi con questi strumenti si potrà finalmente investire qualcosa in più per migliorare sia l'accoglienza, sia gli strumenti, sia i servizi per i turisti. Ed ora la pagina dedicata a Montesilvano, vediamo in apertura: liceo scientifico, più sicurezza per gli studenti dopo la tragedia in Spagna. Test su bus e autista prima di partire per la gita scolastica. Pattuglia della Polstrada davanti alla sede del Dascanio per controllare il pullman, la preside, verifiche di routine. Il comune di Montesilvano chiede aspiratori più potenti, la galleria è una camera a gas, l'SOS all'ANAS per i pianacci. Poesia, pittura e fotografia per le scuole, nuova edizione del concorso di Amare Montesilvano che premia i migliori elaborati a tema libero. Ancora vediamo
Andiamo avanti, raduno di tatuatori con 163 artisti al Palacongressi. Da oggi a domenica la East Coast Convention dei disegnatori del corpo con la modella Teia Sala. A Spoltore invece banca dati aperta ai carabinieri. Montesilvano, giochiamo col riciclo, domenica in piazza Diaz. E sbarca a Milano il design di Tina Bellini, la creativa della Visioner Gallery, da domani al 17 aprile presenta arredi ispirati a Warhol. Vediamo Francavilla al voto, Luciani parte dai bar. E sempre a Francavilla, transito dei treni, resta alto il livello dei rumori in città. 3 mesi di sperimentazione con gli attenuatori sui binari hanno abbattuto del 25% l'inquinamento acustico. Balli e musica popolari domani al Mumi. Giù al Foro, la terra di nessuno, lo sfogo di una residente, strade e marciapiedi a pezzi tra Francavilla e Ortona. Beh, vediamo ancora Levit Gas interessata al 12% della Vestina, penne proposta della società milanese, socia di Augusta Ratio, in consiglio nel pacchetto anche l'11% di Colle Corvino. E penne a ginecologia, solo ecografie e visite. Colle Corvino, la BCC dona defibrillatore al comune. Sindaco e FIOM CGL, SOS Allolli per rilanciare l'avvertenza CIR. I bambini delle elementari vanno a scuola a piedi a Torre de Passeri. Pagina dedicata a Chieti, la società contro gli affitti, Pala Tricalle, il comune mette i lucchetti, di Cosmo minaccia, ritiro la Proger, poi si accorda con l'assessore, ma stasera scoppia allo stadio la rivolta dell'Atletica. E vediamo il danno ambientale a Vasto, la ruspa distrugge le dune, ecco la fotodenuncia del WWF. Muore a soli 32 anni il regista Pompeo, stroncato da un malore mentre dorme, il giovane scoperto dalla madre, oggi l'addio a San Pietro. Pagina dedicata a Teramo, l'ARTA rassicura, l'aria non è inquinata, ma per le analisi su coltivazioni e acque si dovrà attendere, restano in vigore i divieti per agricoltori e allevatori. Vigile del fuoco ricoverato in rianimazione, caduto durante lo spegnimento, era in neurochirurgia, ma i medici hanno preferito sedarlo. La beffa di Garanzia Giovani, tirocini, la provincia chiede di rivedere i meccanismi. È sempre a Teramo un corso gratuito di Agena per professionisti dell'energia. Vediamo ora la pagina sportiva dal centro. La Serie B, il Pescara domani contro il Como, Sebastiani blinda Oddo, resterà fino al 2018, a giugno potrebbe arrivare in biancazzurro il DS del Lanciano Luca Leone. E ieri all'Aquila, al Tribunale delle Imprese, udienza sulla richiesta di Iannascoli di sospendere il bilancio 2015. Il numero uno del Delfino è sicuro, nessun problema, l'assemblea si riunirà per ricapitalizzare. E Campagnaro guida la difesa con Mandragora, l'argentino si è allenato con il gruppo senza accusare fastidi fisici, i problemi sono sulle fasce. Vediamo l'anticipo di stasera, la Virtus tenta l'impresa col Crotone vicino alla A, attesi 9.000 spettatori, ma a Maragliulo i campi caldi non fanno paura. In porta torna Cragno, Vassola al posto di Di Francesco, questo è l'interrogativo. Marilungo trequartista alle spalle di Ferrari, Salviato infortunato, prima convocazione per Krodic e Di Nicola. Ed ora la Lega Pro, vediamo il punto sulle abruzzesi, il Rimini ferma lo sciopero, a Teramo sarà in campo, schiarita tra calciatori romagnoli e società, al Bonolis scende la prima squadra, Vivarini ha dichiarato non facciamoci distrarre contro di loro, necessarie attenzione e grinta. Per quanto riguarda l'Aquila, difesa da 3 a 4, rinvio su Chirilietti. E tornando al Teramo Calcio, ieri
la conferenza stampa al Bonolis del tecnico Vivarini, che ascoltiamo nel contributo video. Per me si gioca sicuro al 100%, non ci sta manco un dubbio. Ho appena detto alla squadra, quindi non abbiamo di questi problemi. Molto probabilmente scenderanno un 4-2-3-1 contro di noi, quindi c'è da cercare di non farli giocare. Dobbiamo essere aggressivi nella fase del non possesso. E dobbiamo curare soprattutto la loro fase di costruzione, perché se riescono a servire i loro attaccanti, che sono dei giocatori molto, molto bravi come Di Molfetta, Mancino e Polidori, quindi dobbiamo tenere in grande considerazione il fatto di non far arrivare la palla a questi tre attaccanti. Speranza penso che non difficile che ce la faccia, perché ancora ha dei fastidi, c'è un punto preciso che gli fa male, quindi non penso che riuscirà a recuperare. E Cenciarelli ieri si è bloccato di nuovo, bisogna valutare oggi come sta, vedremo anche domani, ma difficilmente sarà della partita anche lui. Adesso la cosa che chiedo è la salvezza nel più breve tempo possibile, perché vogliamo chiudere questo grande traguardo, e che dobbiamo almeno dobbiamo raggiungere questo obiettivo qua nel più breve tempo possibile, perché secondo me è un qualcosa, come dicevo prima, molto molto importante. E poi c'è da la società ha bisogno anche di avere delle valorizzazioni su qualche ragazzo, quindi valuteremo anche questa situazione qui, magari se ci sarà la possibilità di vedere all'opera qualche ragazzo del settore giovanile che stanno facendo benissimo. Però la cosa che più dobbiamo avere è sempre la qualità della squadra in campo, cioè sempre organizzazione, sempre attenzione, squadra motivata, sempre con la voglia di voler far bene. Ed ora l'appuntamento con le stelle, ascoltiamo l'oroscopo del giorno. Ariete, metterete a punto ottimi piani per il futuro. La Luna vi assicura una giornata produttiva sul lavoro grazie alla vostra energia e al vostro spirito d'iniziativa. In amore, in questo momento l'intesa è perfetta. Toro, allentate quelle corde che vi sentite stringere addosso e che sembrano soffocarvi. Fatelo anche se significherà operare delle scelte un po' dolorose. Se sarete capaci di rendere la giornata leggera e piacevole, il partner ve ne sarà grato. Gemelli, gira tutto a meraviglia, siete forti ed energici, la vita professionale gode di un bel momento, le buone occasioni sono a portata di mano per molti di voi. Una luna amica vi rende maestri nell'arte raffinata della conquista. Cancro, solo scegliendo un atteggiamento attento e consapevole risolverete pesanti situazioni lavorative che vivete come fossero una spina in un fianco. Ritagliatevi una bella fetta di tempo da dedicare a relax e ai passatempi preferiti. Leone, giornata propizia per affari, transazioni commerciali, contratti e trattative a carattere legale. In serata darete tanto al partner, che risponderà dimostrandovi quanto sia legato a voi. Importanti notizie in arrivo. Vergine, sarà possibile la nascita di una relazione amorosa davvero coinvolgente. Anche le amicizie diventeranno particolarmente importanti e cambieranno il corso della vostra vita. Sul lavoro dimostrerete tutta la vostra competenza e abilità. Perturbazioni improvvise e ripetute graveranno sulla vostra comunicazione, non riuscirete ad essere chiari come vorreste, farete confusione, sarete distratti e approssimativi. Rallentate i ritmi quotidiani, rimandate qualche impegno. Scorpione, sarete pronti ad aiutare coloro che dimostreranno di aver bisogno, sarete molto ricettivi nei confronti degli altri. Le vostre scelte professionali saranno così azzeccate che sbaraglierete la concorrenza. Ottima giornata!
Sagittario, radunerete intorno a voi persone sulla stessa lunghezza d'onda. In forte rialzo le quotazioni in campo affettivo. Festa grande per i single, ricercati e corteggiati come non mai. Approfittatene, non durerà a lungo. Capricorno, non smarritevi nella spirale dell'indifferenza. Fate sì che una prepotenza non scalfisca la vostra determinazione. Le stelle di oggi potrebbero gravare sul sistema nervoso, specie se siete già piuttosto tesi. Acquario, giornata splendida sul piano delle idee e delle ispirazioni. Vi porterà a trovare soluzioni originali a problemi fonte di ansia. Ascoltate la proposta di un amico, potrebbe essere l'occasione che state aspettando. Pesci, le cose sembrano muoversi per il verso giusto e portare novità. Molto bene anche il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale. La vita affettiva vi regalerà una serata invidiabile. L'appuntamento con Mattino 6 termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.